Benvenuto Marco Arnautovic, ragazzi, siamo un po' tutti, diciamo, scioccati. Secondo me i dirigenti dell'Inter sono come delle palline da ping pong, tanto per rimanere in ambito Cina, impazzite, che fanno delle operazioni no sense, presi dall'ansia, forse anche dalla frustrazione di non avere un euro, quando poi alla fine anche Arnautovic ha un'operazione a pagherò, ovviamente in due o tre rate, ancora non lo so, ma minimo saranno due rate, ed è un'operazione che poi alla fine, tra ingaggio e tutto, quei soldi da dare a Bologna, ti costa 20 e rotti milioni, mi sembra 22 milioni. Tenere Dzeko magari no, tenere Dzeko non andava bene, ma in Turchia, e la Turchia non è più il campionato di 20 anni fa, ragazzi, è aumentata la competitività in Turchia, è aumentata la qualità del campionato, ma in Turchia prima partita, boom, doppietta, ci stanno facendo rimpiangere Dzeko. Con tutto rispetto per Marco Arnautovic, a cui do il benvenuto, un giocatore troppo in là con l'età, infatti l'Inter sta ringiovanendo, ragazzi, sicuramente è arrivato Frattesi e Thuram, sono due giovani, ma sono arrivati anche questi tre ragazzi, Sommer, il numero 17 che non lo nomino nemmeno, quello che è venuto dalla Juve, e Marco Arnautovic, sono tre 35 anni. Si paventa anche di un ritorno di Sanchez, che tra l'altro a Sanchez gli sono stati dati 8 milioni per andare via, ma in Francia fa 20 gol e si sta ripensando anche di riprenderlo. Quindi i dirigenti ormai, che sicuramente avranno accettato di lavorare in queste condizioni, nessuno li avrà obbligati, lo sanno che devono lavorare così. C'è chi ha dato le dimissioni, come Mancini, Sabatini, per molto meno, loro stanno accettando di lavorare in queste condizioni e di fare, secondo me, a mio avviso, delle grandissime figuracce che vanno, secondo me, a anche un po' a rovinare la loro ottima reputazione che avevano fino ad oggi. Ma quando lavori con un presidente che non ha portafoglio pieno di debiti, che non sa più come fare a rimanere in Serie A, questo è il risultato. Marco Arnautovic, un giocatore che a me piace, ma è un'operazione no sense. Lo senso perché ti costa più di 20 milioni, è un ragazzo che ha 35 anni, era andato in Cina, poi è tornato, ha un problema al piede che lo affligge, purtroppo guarisce, poi si riferma, guarisce. Poi per quello che riguarda il calciatore, tecnicamente non si può discutere. Veniamo ai lati positivi. Tecnicamente è un calciatore, Marco Arnautovic, che non puoi discutere, tanta personalità, fisico, tecnica, non tantissimi gol, non è mai stato un bomber e mai lo sarà. È quel classico centravanti che piace a Inzaghi, un po' alla Dzeko, quei centravanti fanno giocare bene la squadra, quei centravanti fanno giocare bene chi gli sta accanto e che fanno segnare tanto chi gli sta accanto, quindi ne potrebbe beneficiare sicuramente Lautaro Martinez, soprattutto sempre se sta bene Arnautovic, soprattutto all'inizio, dove secondo me Thuram non è pronto per fare il titolare, e sapete che a me Thuram piace. Quindi arriva, va via un 37enne, arriva un 35enne, non sarà solo al posto di Dzeko, secondo me l'Inter a livello d'attaccanti non lo so cosa possano fare, ma anche perché ragazzi, Taremi, Balogun, io ve lo dicevo e vi svegliavate tutti sudati, anche lì qualcuno mi ha anche offeso, ma bisogna dire la verità ai tifosi dell'Inter. Quant'è che ti dico che Taremi e Diego Costa dell'Eurospin che c'ha la Coppa d'Asia che sta via 2 mesi? Te l'ho detto 2 settimane fa. Oggi su tutti i giornali l'Inter rinuncia a Taremi perché c'è la Coppa d'Asia. Andiamo. Oh ragazzi, ma non si scende mia dai perovi, come si dice in Toscana. Ma non ci prendete per il culo, basta. Dai, giocatore, un centravanti, piace Inzaghi, va bene, spero stia bene, spero giochi più partite possibili e spero che faccia 30 gol Marco Arnautovic, perché poi a me sta anche simpatico. Però ragazzi, dove siamo andati a finire?
Non c'è più programmazione, non c'è più nulla, sono tutte delle schegge impazzite ormai. Dov'è Samardzic? Che era già fatta, Telecina, tutto a posto, Tristoni è tutto a posto, è tutto fatto, Balogan lo ordina in cinese. Dove sono questi giocatori? Dove sono? C'è stato un upgrade sulla fascia con Carlos Augusto che sembra che sia tutto a posto in sede, però sai, qui nemmeno quando fanno le visite si può stare tranquilli. È un grande upgrade rispetto a Perisic e soprattutto, ora vi dico una cosa, quest'anno vedremo molto sul binario di sinistra Di Marco, Carlos Augusto, come quando c'era Perisic. E tra l'altro con Carlos Augusto, vi sembra strano quello che vi sto per dire, ma segnatevelo pure, con l'entrata di Carlos Augusto migliorerà anche Dumfries, perché Carlos Augusto ha quei movimenti che aveva Perisic, che fanno rendere di più anche Dumfries dall'altra parte, perché a Dumfries un giocatore come Carlos Augusto da quell'altra parte della fascia gli permette di fare dei movimenti dove Dumfries è fortissimo, ovvero sia gli inserimenti, che ormai Dumfries non faceva quasi più. Come mai Dumfries con Perisic era qui, andato via Perisic, era diventato così? Proprio perché non poteva fare più quei movimenti e faceva con Perisic. Tornando Carlos Augusto, vedrete, gioveranno su quel binario Di Marco Carlos Augusto e Dumfries tornerà a fare quei movimenti, quindi migliorerà anche Dumfries. Occhio a Lazzaro perché è migliorato molto in fase difensiva, un giocatore che in queste condizioni dove non hai soldi nemmeno per fare gasolio al pullman lo devi tenere Sensi, soprattutto se non arriva Samardžić. Come stanno dicendo in queste ore, sono tutti negativi sul buon esito dell'operazione. Questa è la situazione, benvenuto Marco, ti auguro tutta la salute del mondo, spero che ci faccia 40 gol, mi sei simpatico, sei comunque un giocatore di personalità, tecnicamente sei fortissimo, ti auguro tutto il bene del mondo Marco, anche se comunque ti sei fatto pagare sia te che in Bologna, ma avete fatto bene, questo è il risultato di quando non hai una lira e vuoi perseverare e vuoi continuare a fare il presidente senza portafoglio, continuando solo ed esclusivamente ad accumulare debiti. Ciao Inter.